Alla pressione massima e minima vicine che indicano uno stato di disidratazione, così Eva Fascetti, medico ed esponente del PD, che ha potuto visitare Pierpaolo Petrucci, consigliere regionale che da giorni sta portando avanti lo sciopero della fame. A Petrucci è stato raccomandato di ricominciare a bere e nutrirsi entro oggi. Pietrucci sta portando avanti dallo scorso venerdì lo sciopero della fame per protestare contro l'esclusione dei comuni del cratere dei terremoti del 2009 e del 16-17 dalla carta degli aiuti approvata dalla giunta regionale. È barricato nella sua stanza a Palazzo dell'Emiciclo da giorni. Il consigliere sta incassando la solidarietà da tanti e non intende mollare su una battaglia definita da lui sacrosanta per le aree interne. La politica la vivo con la passione, con il cuore. E voglio ringraziare le persone e le istituzioni che mi stanno offrendo ogni forma di solidarietà e ogni forma di sostegno. È una battaglia vitale, io ritengo, per le aree interne. La carta degli aiuti è uno strumento fondamentale per gli investimenti che stiamo cercando di attrarre sulle aree dei comuni del cratere del 2009-2016, dell'area omogenea della parte pescarese, ma soprattutto del tutto il cratere aquilano e di quello teramano, che sono stati scelleratamente tolti da questa carta degli aiuti. Sono uscito nel mese di novembre denunciando questa cosa, sono stato rimasto inascoltato. Mi rispose Febbo superficialmente che noi avevamo i soldi del fondo complementare e invece quello diventa il presupposto e quindi dovevamo stare buoni. Io ho risposto a Febbo il 1° di dicembre con una denuncia, un comunicato stampa insieme ai colleghi Pepe e Sandro Mariani. Sono rimasto inascoltato, i sindaci non avevano capito effettivamente quello a cui si andava incontro. Adesso ci è voluto questo gesto, ho presentato ad aprile anche un'interrogazione a cui ancora deve rispondermi la giunta regionale. Adesso si è capito effettivamente il danno che si arrecherebbe alle aree interne, che stanno facendo una fatica incredibile a rilanciarsi socialmente, economicamente, politicamente. Anche la deputata Stefania Pezzopane gli ha fatto visita, una protesta che si estende perché anche il coordinatore, ora i sindaci dell'area omogenea numero 5, chiedono al presidente Marsilio un incontro per il ripristino degli aiuti. Lanfranco Chiola, coordinatore dell'area omogenea 5, si riferisce a molti comuni, Brittoli, Busti, Capestrano, Civitella Roveto, Fena, Popoli e altri, esclusione che rappresenta un ulteriore colpo inferto a comuni già provati da terremoto e pandemia. Piena solidarietà a Pierpaolo Pietrucci, che porta avanti una forma di protesta estrema, quello dello sciopero della fame da 4 giorni per una giusta causa, il provvedimento del governo Marsilio di esclusione dalla carta degli aiuti dei comuni del sisma, colpiti dal sisma in Abruzzo. Ciò significa che non potranno essere attinte quelle risorse del PNRR con la stessa facilità, con la stessa convenienza anche per il settore privato, convenienza che troveranno appunto nelle altre 3 regioni che hanno fatto una scelta opposta a quello di Marsilio.